Nello splendido scenario del Casentino, la città di Bibbiena ha ospitato per il secondo anno consecutivo il Renault Rally Event, la corsa della Losanga che di fatto chiuderà la lunga stagione della casa costruttrice più seguita d'Italia, con ben 207 iscritti ai monomarca nazionali. L'organizzazione, curata direttamente da Renault Italia, in collaborazione con Sportim Equipment e Scuderia Etruria, prevedeva un menù ricco, fatto di show, personaggi VIP, anteprime e tanta adrenalina. A partire dal sabato, con le verifiche tecniche, Bibbiena è stata invasa da vetture Renault. Erano infatti un'ottantina i piloti pronti a sfidarsi sulle 5 prove speciali in programma, con una grossa incognita, le condizioni meteo in deciso peggioramento. La città in provincia di Arezzo è stata letteralmente trasformata in un salone a cielo aperto, con centinaia di palloncini Renault ad addobbare le vetrine dei negozi e molti curiosi ad ammirare sia le vetture da corsa che i modelli stradali. È la seconda volta che ci cimentiamo in un rally monomarca, che è una anteprima esclusiva, nessun altro costruttore fino ad oggi si è avventurato intanto. Quest'anno lo facciamo con uno spirito ancora diverso rispetto all'anno scorso, che è stata una grande festa per il popolo delle persone che corrono con Renault, sono tantissime. Quest'anno abbiamo pensato a loro, ma abbiamo voluto cercare di coinvolgere il più possibile la gente, quelli che normalmente i rally li guardano, cercando di renderle la manifestazione più interessante, più accattivante, mettendoci intorno anche delle cose di contorno, un po' di spettacolo, insomma, per rendere vivibile per tutta la famiglia una giornata all'aria aperta a contatto con i motori Renault. Per noi lo sport è sempre stato un riferimento importante. Renault nasce nello sport, ricordiamo i tanti successi, la Formula 1, i motori turbo che sono stati importati tra virgolette nelle competizioni della Formula 1 da Renault e poi portati nei motori di serie e anche nella produzione di serie, quindi che è fatta di vetture sportive come questa bellissima Clio RS che oggi presentiamo in anteprima esclusiva italiana. Quindi è chiaro che il connubio tra gare, competizione e produzione di serie e gente è veramente qualcosa che sublima il marchio Renault all'ennesima potenza e quindi non potremmo che fare noi una manifestazione come questa. Il rally prende il via nella serata di sabato per disputare una prima prova spettacolo allestita in centro paese. Comincia anche a piovere, ma non manca il pubblico delle grandi occasioni. La prima prova viene vinta da Gasperetti, che precede un positivo Joe Di Palma e Ferrarotti, tutti su Renault Clio R3, mentre quarto si piazza il giovane Andolfi, a suo agio con l'agilissima Twingo tra i tornantini stretti del tracciato. Soffrono invece le più potenti vetture Super 1006, con Chantre che lamenta problemi di gomme. La prova non farà però classifica, in quanto il vero impegno è l'indomani, due i tratti cronometrati in programma da ripetere due volte, denominati Pirelli e Renault Sport, per complessivi 60 km cronometrati. Destra 3 per accenno sinistro, per inversione destra, inversione sinistra, apre. Io credo che questo spettacolo è la giusta sintesi, è stata una stagione straordinaria che ci ha visto ancora una volta principali protagonisti del mondo dei rally. Mi fa piacere citare in particolare il nostro trofeo principale, il trofeo Twingo R2, combattutissimo durante tutto l'anno. Prima l'hanno dominato alcuni piloti, poi ne sono arrivati altri, alla fine ha vinto Andolfi che è stato il più regolare, con una macchina che nel corso della stagione è veramente cresciuta tantissimo e che è la nostra punta di diamante nel mondo dei rally. Per finire mi piace sottolineare che oggi, oltre a celebrare la nostra stagione rallistica, cerchiamo di rafforzare il legame tra quello che facciamo nello sport e quello che facciamo tutti i giorni con le auto di serie. Il meteo è inclemente e la pioggia battente rende insidiosissime le prove speciali. Non c'è dubbio sulla scelta delle gomme, che vengono aperte per consentire il maggior defluire dell'acqua e quindi una maggior tenuta. Per
Ritornato dopo 3 anni su una Renault Clio Super 1006, il toscano Rudy Michelini si dimostra subito il più veloce. Senza commettere errori, coadiuvato dall'esperto David Castiglioni, Michelini vince tutti e 4 i crono della giornata, ottenendo così una meritatissima vittoria assoluta. Subito, sinistra, subito, destra, 4 meno meno, 50, sinistra, 3 più lunga, 3 più lunga, vai, 70, aspetta, destra 3, aspetta la destra 3, 50, sinistra 3 più lunga, apre, 3 più lunga, apre, 50, sinistra 4 lunga, 4 lunga, per destra 3 più vai, sì poco, 3 più vai, sì poco, 70, destra 4 meno, 4 meno, per sinistra 4 meno media, subito destra 4 meno meno media, 4 meno meno media, subito sinistra 4 meno lunga, subito destra 4 meno lunga, no, no, 70, sinistra chiude, tieni, in destra 3 più media, chiude. Le condizioni meteo hanno reso la gara incerta fino all'ultimo metro. L'austano Elvis Chantre conquisterà la seconda posizione assoluta con la sua Renault Clio Super 1006 soltanto nel corso dell'ultima prova speciale, accusando un distacco di 27 secondi e 6 da Michelini. Chantre e Florian hanno patito qualche problema di gomme, ma la macchina ed il team TEDAC hanno lavorato splendidamente. Invece ha molto da recriminare a Gasperetti, secondo per gran parte della gara con la sua Renault Clio R3, ma penalizzato proprio nel corso dell'ultima prova speciale da una fitta di improvvisa nebbia che lo ha relegato al terzo posto assoluto. Veramente tosta, ma nello stesso tempo bella. Abbiamo deciso questa partecipazione all'ultimo minuto, lunedì. Non abbiamo avuto neanche il tempo di fare dei test e mi sono affidato completamente al team Autofficina Olivieri per l'assetto, per le regolazioni, il quale si sono rilevate perfette. La gomma Pirelli sul bagnato penso che non abbia rivali. Penso che sia la gara più bella che ho fatto da quando corro. Io sono veramente felice. La differenza si è fatta soprattutto sull'ultima prova con la nebbia, grazie anche al navigatore Davide Castiglione, che su queste prove qui ha molta esperienza, quindi ha dato dei buoni consigli. Già ieri abbiamo faticato più di quello che pensavamo di faticare, forse perché siamo partiti con gomme usate, purtroppo il nostro budget era un po' risicato e dunque abbiamo dovuto correre così. E poi per l'ultima è stato un po' un calvario perché avevamo una gomma praticamente che era sulle tele, l'abbiamo messa dietro, abbiamo cercato di pennellare al massimo e alla fine siamo contenti, dai, perché comunque è venuto fuori un bel risultato, sicuramente grazie anche al fatto che era ancora più difficile vista la nebbia trovata nella prova. Molto molto bello, sono contento di aver partecipato a questo rally event perché comunque la mia prima vittoria assoluta l'ho fatta su una Clio Gruppo A, il mio primo campionato l'ho vinto nel trofeo italiano rally con la Clio N3 e il mio primo TRA l'ho vinto con la Clio Super 1006, dunque molto contento.
No, siamo partiti per attaccare perché ancora ci credevamo, il divario era di pochi secondi. Purtroppo le condizioni dell'ultima prova sono andate veramente a peggiorare e oltretutto partivamo a 2 minuti, quindi noi siamo partiti un quarto d'ora dopo i primi. La nebbia è andata veramente a aumentare tantissimo, non c'era più visibilità, non c'era proprio possibilità, cioè veramente si rischiava tantissimo. Infatti anche quelli dietro e quelli davanti a noi hanno fatto tempi altissimi, noi ci siamo presi dei rischi, ci abbiamo provato, poi al primo intermedio quando abbiamo visto che eravamo già 10 secondi peggio, cioè veramente non c'erano le condizioni. Peccato perché anche per lo sport è bene lottare tutti ad armi pari, quindi giocarsela fino alla fine. Va bene anche il terzo posto, va benissimo, abbiamo fatto veramente, abbiamo guidato al 100%, macchina stupenda e gara comunque bellissima, prove eccezionali, sicuramente da ripetere. Renault fa bene a credere in questi progetti, in queste cose. Va bene così, grande gara, bene, soddisfatto, molto soddisfatto. E ora si brinda ufficialmente con Rudy Biglielini e Davide Castiglione per la prima piazza assoluta a 27,6, staccato Elvis Chantre con Fulvio Florean, terza posizione. Eccellente la quarta posizione assoluta ottenuta da Davide Medici con la seconda Renault Clio Super 1006 del team TEDAC. Il pilota reggiano sperava in un risultato migliore, ma alla fine si è comunque detto molto soddisfatto del lavoro svolto. È stata una giornata un po' strana per noi, perché comunque ci è sembrato di andare molto molto forte, forse sul bagnato come non mai, però non eravamo competitivi rispetto a Rudy, rispetto a Gasperetti, eravamo lì con Elvis, però comunque è stata una giornata strana, dobbiamo darci un po' di risposte perché non abbiamo capito questo gap così alto per noi dove lo perdavamo. È comunque una giornata positiva, la giornata è stata difficile, il tempo non ci ha aiutato, la nebbia, l'acqua, il fango. Ci siamo allenati a Montecarlo, qua siamo venuti, devo fare i complimenti a Rudy che ha vinto, a Elvis, a Gasperetti perché sono andati molto forte, noi ci siamo difesi e complimenti a tutti, tutto qui. Il locale Luigi Caneschi ha disputato un'ottima gara, lottando per la quarta posizione assoluta con la sua Renault Clio Super 1006, fin quando una foratura non l'ha penalizzato pesantemente, facendolo scivolare nelle retrovie. Di questa situazione ha approfittato Ivan Ferrarotti, che ha piazzato la sua Renault Clio R3 al quinto posto assoluto, precedendo il toscano Gabriele Tognozzi su medesima vettura. Bellissima gara per il giovane Gio Di Palma, che ha portato la sua Renault Clio R3 al settimo posto finale, riscattando una stagione avara di risultati. Di Palma ha preceduto il ligure Paolo Tuo, protagonista di una leggera toccata nel corso della prima prova speciale con la sua Renault Clio Super 1006. Sinistra 5 per attenzione ritarda, destra 2 lunga gira, 2 lunga gira, 30, sinistra 3 meno no, 3 meno no, 30, attenzione ritarda, destra 2 più gira no,
in sinistra 2 più lunga, lunga no. Bendy, attenzione sinistra 2 più sconnessa, 2 più sconnessa qua, attenzione. 30, attenzione destra 4, sporca, taglia, diventa subito destra 2, lunga gira, 2, lunga gira. Sfortuna anche per il trevigiano Roberto Scopel, che occupava con la sua Renault Clio FA7 la settima posizione assoluta fino all'ultima prova speciale, poi penalizzato dalla nebbia nell'ultimo tratto cronometrato. Andrea Mezzogori si è detto molto soddisfatto della Renault Megane RS con la quale ha chiuso al nono posto assoluto. Chiude la top 10 il giovanissimo Giacomo Cunial su Renault Clio R3, autore di una gara da incorniciare. Undicesima posizione assoluta chiude Bruno Ribéry su Renault Clio R3, Scopel scende al 12° posto ed il pordenonese Martinis su Renault Clio R3 chiude in 13° posizione assoluta. Bella la lotta in classe N3, dove l'ha spuntata Stefano Marangon su Renault Clio RS, mentre tra le piccole Twingo, Andolfi, nonostante una foratura, ha confermato la classifica di campionato, precedendo il rivale Tassone. Bella prova anche per Spagnoli e Salvador. Questa stagione è stata abbastanza dura, è stato un confronto tra me e lui e Pajunen, però è continuata qua, ho avuto un po' di sfortuna, però è andata bene, alla fine abbiamo ancora fatto secondi, quindi è bello così, è stato un bel trofeo e sicuramente azzeccato. È andata così per me, invece per lui ha vinto, quindi va bene. No vabbè, io ho vinto, però nel senso siamo tutti lì, come dimostra anche questa gara. Adesso oggi siamo stati proprio fortunati perché avevamo bucato la prima prova, poi c'è stata la cosa del tempo imposto e siamo stati proprio fortunati, non... diciamo che abbiamo vinto proprio per fortuna stavolta. Vediamo il prossimo anno cosa faremo, chi lo sa, la prima gara che ci troviamo vediamo la sfida come sarà. Ma sì dai, cerchiamo un trofeo come questo, con dei bei premi così. Che riesci, trofeo Renault Twingo, che appunto ha dei premi molto alti, riesci, se riesci ad essere abbastanza veloce ti paghi molte delle spese, parecchie.